Tutto pronto. Parti. È proprio Corona Boreale che prova a portarsi in vantaggio su Floral Art, che si presenta all'interno, al largo anche Xango Veloce, poi Mare d'Inverno, Elanger, Bent Point, Clever Band. Insiste Xango all'attacco di Corona Boreale, i due a loro volta seguiti da Mare d'Inverno che poi si adegua, Floral Art in quarta posizione con vicino Bent Point. Xango che dall'esterno tende a passare in giubba azzurra, su Corona Boreale che è seconda con il Cap Arancio, al terzo posto Mare d'Inverno in giubba gialla e verde, poi ancora per vie interne Floral Art in giubba blu al largo Bent Point in fucsia, a precedere Elanger in giubba a scacchi gialli e neri, poi ancora Clever Band con le maniche il Cap Verde, a chiudere il gruppo Cima Longchamp con le maniche il Cap Blu Scuro. Un gruppo allungato, in effetti si è andati piuttosto veloci, con Xango e Corona Boreale che sono sempre a coppia e non mollano la presa. Mare d'Inverno staccato di tre lunghezze su Bent Point, Clever Band, Floral Art, Elanger e Cima Longchamp. In quest'ordine all'ingresso in retta d'arrivo, Corona Boreale che scurva all'interno di Xango, che è in costante pressing, Mare d'Inverno che rimane acquattato, Bent Point più arretrata su Clever Band, Floral Art, Elanger e Cima Longchamp. Corona Boreale che è in vantaggio, allunga su Xango quando siamo ormai transitati di fronte al paletto di 400, Mare d'Inverno che prova a prepararsi, poi Clever Band, Floral Art, Bent Point e gli altri due più dietro che non guadagnano, Corona che è ancora in vantaggio all'ultimo furlong su Mare d'Inverno che le piomba addosso, i due in lotta su Clever Band che è dietro ma che si aggiunge a sua volta alla lotta, l'attacco di Mare d'Inverno su Corona Boreale, Mare d'Inverno che passa su Corona e la batte. Al terzo Clever Band, poi Cima Longchamp, Xango, Elanger e gli altri due. Mare d'Inverno che va a segno, Giovanni Parri che colpisce per la scuderia Topeka ai colori, la signora Lari al training.